Bentornati nell'antro, avventurieri. Continua la rubrica dei miti in pillole, con il capro nero dei boschi dai mille cuccioli, Shub-Niggurath. Si presume che sia la dea della fertilità corrotta dai molteplici servitori cosmici, come Imigo. Secondo i miti, ella è compagna di Astur e la nipote di Azathoth e siede al suo fianco nella sua corte di follia. La sua forma può cambiare ogni qualvolta le voglia. Tuttavia, ha il corpo di una bestia gargantuesca con file di denti incredibilmente distruttivi e degli infiniti tentacoli. Molto spesso espelle dal suo corpo baccelli da cui nascono nuove creature. A differenza di altri dei, ha necessità di essere venerata per espandere il suo influsso. Tende a essere meno espansionista per quanto riguarda l'obiettivo di portare caos e distruzione, in quanto solo la cautela e la giusta strategia la condurrà ad ottenere un ingente potere nel corso del tempo. Concentra le energie in modo da mantenere le sue conquiste, così che possa generare i suoi cuccioli ed espandere il suo impero. Essa rappresenta una fecondità distruttiva e illimitata. Talvolta ha dei ruoli positivi e protettivi, e altre è ispiratrice di forti azioni violente in suo nome. I suoi poteri arcani le consentono di eludere le leggi dello spazio e del tempo, e di conseguenza può trovarsi ovunque e in più luoghi contemporaneamente. È una divinità molto generosa e relativamente benevola con gli esseri umani, e il suo culto garantisce raccolti vantaggiosi e fertilità a coloro che la venerano con sacrifici di sangue. Uno dei più importanti doni che la madre Shub-Niggurath può concedere è il suo latte, il quale possiede incredibili proprietà di mutazione. Infatti, coloro che decidono di assumerlo si trasformano in atroci e orripilanti mostruosità al suo servizio. La cerchia dei suoi adoratori è composta da reietti, perversi o deviati, ma, anche se non lo sono del tutto, finiscono per sprofondare nella più totale follia paranoica, che li trasforma in paurosi assassini. Questo non deve far pensare che manifestano la loro follia in modo esplicito, ma riescono infatti a mantenerla sotto controllo, nascondendosi in piena vista. Cercano sempre nuovi membri per aumentare la grandezza del culto e per il piacere della dea. Spesso i capi sono i suoi cuccioli oscuri o Imigo e guidano gli inferiori esseri umani. Inoltre, se il culto si muove con particolare cautela, il mondo potrebbe non venire mai a conoscenza della sua spaventosa presenza. Dunque, avventurieri, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace e fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Non perdetevi la prossima puntata dei miti, buona giornata e a presto, cultisti!